Nel 2000 London Tartuffe fece una sessione dell'ISTA, dell'International School of Theatre Anthropology, a Bielefeld, in Germania, e tra le tante attività organizzammo anche un baratto, uno scambio tra un ospedale psichiatrico che aveva un gruppo di pazienti, aveva un gruppo di teatro e avevano messo su un testo di Brecht, l'opera da tre soldi. Chi dirigeva questo gruppo, un giovane regista, aveva visto molti anni prima uno spettacolo di Lodin che si chiamava Ceneri di Brecht e lui voleva che noi presentassimo questo spettacolo, solo che erano passati 20 anni e non avevamo più questo spettacolo in repertorio, però decidemmo di prendere le scene che ancora potevamo fare perché c'erano gli attori, alcuni degli attori dello spettacolo originale erano partiti, quindi non potevamo fare tutto lo spettacolo, ma prendemmo alcune scene che noi potevamo fare con gli attori che erano rimasti, altre le cambiamo e le presentammo in una maniera molto semplice. Gli attori erano seduti, si alzavano e quasi senza muoversi sul posto facevano queste scene. Tutto durava circa una mezz'oretta e dopo questo baratto mi resi conto che questo nucleo drammatico stranissimo dove c'erano 8-9 attori dell'Odin seduti che si alzavano, a volte da seduti, raccontavano, cantavano, aveva una sua forza drammatica. Quello che normalmente caratterizza uno spettacolo dell'Odin è l'immersione nello spazio, di come la vitalità dell'attore affronta il vuoto dello spazio e lo riempie, come lo rende saturo di un'energia che arriva fino allo spettatore. Qui era una situazione molto molto diversa, frontale, seduti, quasi direi serafica, nonostante si parlasse di temi atroci, di massacri, di violi. Ed era questa dicotomia, questa differenza di tensioni tra quello che si raccontava e il modo, direi, dolce, direi morbido, quasi distante, staccato, come quando si descrive una nuvola molto lontana, che mi aveva colpito. Per cui con i compagni decidemmo di rimetterci a lavorare su questa grande improvvisazione che in fondo avevamo fatto in occasione dell'ISTA di Bielefeld e lì ritornammo a Jens Bjørneboe, uno scrittore norvegese che era un caro amico mio personale e che ci offrì il testo di una sua opera di teatro che fu anche il nostro primo spettacolo, Ornitofilene, Gli amici degli uccelli. Jens Bjørneboe aveva scritto molte poesie che erano state messe in musica, musicate da compositori molto conosciuti e nello stesso tempo anche da alcuni dei nostri attori. Allora aggiungemmo alle canzoni e alle poesie di Brecht le poesie di Jens Bjørneboe, musicate, e poi cominciamo ad aggiungere anche poesie di Ezra Pound, musicate da noi, per cui venne fuori tutto un panorama di poetico, ma che aveva a che vedere con la guerra, con l'esilio, con il dover lasciare la propria patria e dover far apprendere ai propri figli la lingua dei barbari. Così nacque lo spettacolo. Quando lo presentammo, cominciamo a presentarlo, ci rendemmo conto che era uno spettacolo a implosione, non a esplosione. Gli attori erano ancora seduti,
rimanevano quasi la maggior parte del tempo seduti solo a volte, si alzavano, oppure poche scene avvenivano muovendosi, ma senza nessuna vitalità, quasi a rilento, quasi come se fossero persone che stanno dimostrando come l'animale umano può essere malvagio e godere della sua malvagità quando la applica a un altro animale umano. Buonasera, amico mio. Yes, here to come, eto. Eccoti di ritorno. Tu il cielo me mai qui. Vuoi parlare un po' con me stasera? Tu il huro mine fulti om. Goderti i miei passi e la mia risata. O si o melchin dic mai recti vel. E sentire come va? Gott. Lo sai, sono sempre fedele e puoi venire quando vuoi. Abiti nei miei pensieri. Lì ho costruito una casa per te. A volte quando siedo solo mi sento quasi felice perché una pace immensa e silenziosa attraversa la mia mente. Allora so che sei tu che stai passando. Dije no, no he sido insomine, et ya el pianista, tu glifo di sto stile fred, to che non sine. O te vilja e vendier, tu passi e mi chiami sottovoce e fa piacere sapere che sei tu, che la tua voce mi può raggiungere, è l'unica che lo può fare quando vuole. Tu go forbi, o che lo sei tu o mai. Gott, et vive dir dein. Wie diese Dale kennt ihn Stimme nur mal, denn dienst du so nur mein Ruhm. Und du gewährst sie Gott, erst gekommen, not to see a maigen, des kelle gesammen, elle bujo. O reise mai, o fühle dai, min ben. Stai sicuro? Sarò lì quella sera quando mi cercherai. Allora lascerò tutti i miei libri e mi alzerò per seguirti, amico mio.